Niente panico per il costante incremento di contagi da coronavirus, ma responsabilità. Questo è il messaggio del direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, secondo cui la situazione attuale era prevedibile ed era stata prevista, dopo le vacanze, la ripresa della mobilità anche all'estero, soprattutto dei giovani, con casi per lo più ormai di trasmissione intrafamiliare ai meno giovani. Ma è importante fare chiarezza. La qualità del contagio è una qualità molto meno grave di quella che era nei mesi della cosiddetta prima ondata, sia in ricovero ordinario sia in terapia intensiva, perché mentre prima sì, purtroppo moriva molto di più, adesso le persone che vanno in terapia intensiva quasi sempre rientrano nei reparti e quindi significa che si guarisce molto di più. La seconda considerazione, che ha una grande valenza dal punto di vista di sanità pubblica, è che la maggioranza dei contagiati sono degli asintomatici. Questo non vuol dire fare poca attenzione. Il virus, ricorda, colpisce in tutte le stagioni, tutte le fasce di età e tutto il paese, senza distinzioni. Questo virus è, come dire, debole, debole con i più forti ed è molto prepotente e aggressivo con i più deboli e i più fragili, fino alla letalità. Da qui l'importanza di proteggere i più fragili ed essere responsabili. Un messaggio ai giovani, spesso inconsapevolmente asintomatici, che devono sentirsi coinvolti e assumere atteggiamenti prudenti. Uno scenario, secondo il direttore sanitario dello Spallanzani, comunque gestibile, ma con il contributo di tutti. Attenzione! Stiamo crescendo, non siamo nella catastrofe, no, il virus non ci sta vincendo, siamo ancora noi oggi in grado di vincere questa battaglia, ma se come sistema paese, dirò anche in che modo, e anche come individui, noi rimaniamo dentro quello che abbiamo imparato. Allora, il sistema sanitario è pronto, io ho detto, estote parati, noi siamo pronti, abbiamo aumentato i vostri letti in regime di ricovero ordinario e anche in terapia intensiva, adottando, come dire, un'organizzazione flessibile, fisarmonica, man mano che cresce la domanda, si adegua anche l'offerta. E questo va bene. C'è bisogno che gli individui singolarmente adottino, siano prudenti. Un appello anche a non farsi prendere dalla psicosi, niente corsa al tampone. Non dobbiamo scoraggiarci, non dobbiamo farci prendere da panico, non dobbiamo intasare i drive-in, non pensiamo che i drive-in, i tamponi, sono la terra promessa. In questo momento non c'è bisogno di fare tanti tamponi, in questo momento è il tempo di screening, cioè dobbiamo screenare le popolazioni esposte, dobbiamo screenare le scuole, dobbiamo screenare le comunità. Diciamo delle forze dell'ordine, degli operatori sanitari, di coloro che sono esposti al pubblico. Man mano dobbiamo screenare tutta la società, ma intasare con la richiesta inappropriata spesso di tamponi non rende un buon servizio al paese.